Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio ci ha scelti per la santità, Lui sia con tutti voi. La parola di San Paolo, Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché citiamo un altro in operosa concordia. Esaudisci le nostre preghiere con quali invochiamo benedizione su tutti coloro che useranno queste cose e sempre ti riconoscono sommo bene e rapporti di amicizia esprimono verso i fratelli per Cristo nostro Signore. Dio che è benedetto nei secoli vi benedica sempre e dovunque, perché tutto cooperi al vostro bene in Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiedo di guarigione. Signore Gesù, Maestro e Signore, davanti al tuo amore, nostra vita, nostra preghiera, nostre parole, ma tutto quello che rimane non pronunciato nei nostri cuori e nella nostra vita, tutto quello per cosa non sappiamo nemmeno pregare. Perciò, prima di tutto, ti preghiamo, fa che guarisca nostra fede, a che guarisca il nostro rapporto con te, che guarisca la nostra preghiera. Davanti a te possiamo venire così come siamo. Solo tuo amore ci può trasformare e dare una novità nella vita. Abbi pietà di noi, Signore. Fala Cristo, Fala Cristo, Fala
Signore, noi preghiamo. Noi preghiamo, insegnaci a pregare. Insegnaci a pregare con cuore, con la vita e non solo con le labbra. Insegnaci, tu che hai pregato. Tua preghiera era unione con il Padre. Insegnaci a pregare nei momenti di gioia, ma anche nei momenti di afflizione. Insegnaci a pregare anche quando non riusciamo a pregare, perché anche così possiamo venire davanti a te, possiamo portarti nostra preghiera, nostri desideri, ma anche nostra incapacità. Tua madre ci invita alla preghiera col cuore, alla preghiera con tutto il nostro essere, che bramma Dio. Ma che veramente rispondiamo alla sua chiamata. È in preghiera, unione con te, troviamo la vera pace. E solo tu puoi dare questo. Abbi pietà di noi, Signore. Signore Maestro, aiutaci a sempre di nuovo a scoprire la bellezza del tuo volto, tua vicinanza, tua vita, te Signore, nei tuoi sacramenti. Tu sei Dio con noi, Dio che si dona per noi. Fai che viviamo da questi incontri con te. Dal perdono noi prendiamo forza per perdonare. Dal tuo amore nell'Eucaristia diamo la forza per nostro amore. Ogni giorno, semplicemente, tu vuoi essere la forza, la potenza e il cibo della nostra vita. Aiutaci ad aprire l'opera del tuo spirito, la tua forza che davvero ci può trasformare. Ti preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle, coloro che sono lontano dalla tua Chiesa. Ti preghiamo per tutti imprigionati nel vortice del peccato. Ti preghiamo per tutti coloro che dubitano che tu puoi perdonarli. Ti preghiamo per tutti coloro che sono schiavi di qualsiasi tipo di dipendenza. Tuo amore, tua luce è più forte di qualsiasi tenebra, è più forte di qualsiasi morte. Fa che noi ci apriamo a te
e viviamo secondo te e amiamo come hai amato tu. Abbi pietà di noi, Signore. Signore Gesù, amore dal regno della croce, amore che è passato attraverso la tenebra della morte per donarci la vita, preghiamo tua grazia, tua benedizione per tutti i nostri fratelli e sorelle che portano la croce di malattia. Ti preghiamo per tutti i malati gravi, ti preghiamo per tutti coloro per chi la croce e il dolore è pesante, ti preghiamo per tutti coloro che sono nella disperazione pensando che tu li hai lasciati o puniti, ti preghiamo per tutti coloro che soffrono a causa del dolore dei loro parenti. Dolore di questo mondo è iscritto nel tuo corpo, Signore, trasformato dal tuo amore, la vita. Ma che nostre ferite, nostra croce, noi appoggiamo sul tuo cuore, sulla tua croce e ci uniamo con te anche nella sofferenza. Ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle malati, Signore, se questa è tua volontà, se per il bene dei tuoi fedeli, una guarigione dei loro dolori, per quali con la fede e la speranza ti pregano, innalzando lo sguardo verso te, Dio e Salvatore, perciò anche noi esultiamo. Gesù, figlio di Davide, Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. E tua benedizione, Signore, benedizione di pace, amore, riconciliazione e guarigione, scenda su ciascuno di noi, su tutti coloro per chi siamo venuti a pregare, sulla tua Santa Chiesa, su tutto il mondo. Questo ti preghiamo, Signore nostro, che non è di amore trinitario vivi e regni Padre, Figlio e Spirito Santo.